Insomma, sta, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Yeah. E benvenuti in questo incredibile nuovo episodio di 4 chiacchiere in padella. Questo dovrebbe essere il terzo episodio. Eh sì, perché abbiamo fatto One Piece Red, e poi abbiamo fatto gli award, e abbiamo già praticamente detto cazzate su due argomenti incredibili. E oggi parleremo del wrestling. Così almeno, così dopo aver toccato il tema dei film, delle animazioni, e poi incredibile il Game Award, ora parleremo del tema del wrestling in questo incredibile episodio. Dov'è Sus? Andiamo a cercare Sus. Sus, dove sei? Sono qui, sua maestà. Salve a tutti. Iscrivetevi al canale! Bravo, Sus, che specifica. Che tra l'altro, scusate, noi a quest'ora abbiamo. Abbiamo pubblicato già 3 video incredibili. E però abbiamo fatto già una media di 20 visualizzazioni. Che non è male, visto che insomma io pensavo 5, lui pensava 2, vero Sus? Bisogna essere un po' pessimisti in più, ecco. Bravo, Sus, che circa. E quindi che, insomma, quando abbiamo visto così tante visualizzazioni, abbiamo detto, incredibile, pazzesco. Però poi, una cosa che non capisco è, perché non ci stanno iscritti e mi piace? Vero, Sus, che ne pensi? Forse sono timidi, hanno paura di noi, guardate che non mordiamo. Siamo un po' così, un po' fuori di testa, però ci siamo capiti. Infatti, Sus, c'ha ragione, noi non vi facciamo del male. Quindi, mi raccomando, vedete di iscrivervi a questo canale se ci tenete. Poi guardate che noi saremo le breakout star incredibile 2023. Quindi se vi siete iscritti da prima, sarete importanti. Visto, io ero iscritto a quel canale. Infatti, cioè, che vi costa preventasto? Noi non vogliamo chiedervelo sempre, però è importante avere il supporto fin dall'inizio. Che cazzo. Bravo, su specifico. E quindi, insomma, iscrivetevi e mettete mi piace se vi interessano, perché, insomma, poi non si sa, poi magari quelle 15 persone che vedono i video sono tutte diverse, non sono mai le stesse. Però anche se ce ne fossero 2 o 3, sto parlando con te, insomma, iscriviti. Se siamo simpatici, non ti stiamo simpatici, ditecelo con un commentino incredibile. Oppure con un mi piace, iscrivetevi. E poi non è che ve lo dobbiamo dire ogni volta, No, ci è venuto questo dubbio, perché insomma, vedevamo un minimo di visual, però insomma, a meno che la gente forse clicca i video e poi non li vede, e ci arriva la visual. Non lo so, YouTube è una piattaforma ancora strana per noi. Noi lavoravamo per la Fox, e la Fox era una piattaforma molto, molto, molto incredibile. E ci diceva, insomma, era molto più incredibile. L'ho detto quante volte incredibile? Non lo so neanche. Sono fuori di testa, vero Sus? Vabbè, passiamo a questo video incredibile. Ecco, bravo Sus. Oggi parleremo del tema del wrestling incredibile, in questo terzo episodio. E il quarto non ve lo diciamo. Sì, lo scoprirete. Tanto vi piace la sigla col mio cappellino da cuoco, guarda. E quindi, diciamo, parleremo del wrestling. Però, giustamente, voglio fare questa minuscola intro. Cioè abbiamo sempre la nostra musichetta senza copyright che possiamo mettere sempre. Che metteremo sempre in descrizione, quindi mettetevela se vi piace. Guarda quanto è bella la nostra. Dio. Allora, perché però uno scheletro e una pianta che vengono nel Godowars devono parlare del wrestling incredibile? Semplici giovani ragazzi che non ci conoscono. Voi dovete sapere che noi nel wrestling, oltre a essere il doppio famoso di tutti i tempi, e i comici, e interviste incredibili, insomma, noi eravamo importantissimi. Eravamo anche i campioni del Godoverse, hai capito? Succhiate. No, basta dire succhiate. E quindi avete capito? E quindi noi eravamo il duo più campione del mondo. Esatto, come diceva Sus, noi eravamo un duo champion. Noi eravamo i campioni incredibili. Infatti noi, prima che insomma ci succedesse quello che è successo, siamo finiti in questo incredibile universo quando noi stavamo tanto tranquilli nel golf. Mannaggia, scopriamo poi un giorno che è successo ancora, però non lo sappiamo. Quindi. Noi a fine stagione, della nostra stagione sulla Fox, io ero campione, anche Sus era campione. Dovevamo mettere in pari i nostri titoli incredibili. Io contro niente popò di meno che Dwayne The Cock Johnson. Cioè The Rock, insomma, per capirci. E io dovevo affrontare un incontro incredibile per il mio titolo incredibile. E Sus doveva affrontare un individuo, diciamo, del nostro gruppo rivale. Ecco, diciamo così. E vabbè, Sus, diglielo tu. C'era una rivalità tra me e questo individuo che si faceva chiamare il vice. Ed era il vice del King. Bravo Sus. Infatti il King era, diciamo, il capo della fazione con la quale ci affrontavamo, insomma, a livello di rating. Loro avevano un podcast incredibile e insomma, eravamo un po' rivali per il godo sempre, no? E poi vabbè, c'era anche altre, insomma, cose che ci volevano morti, però abbiamo le idee ancora un po' confuse. Comunque il King e il Vice erano i nostri rivali, mannaggia.
Quindi io dovevo affrontare il vice, io dovevo affrontare invece The Rock. Rock faceva parte del gruppo del King e del vice, quello sus. E infatti, cioè, oh, The Rock, calmate. Ecco, però sus. E quindi, dato che noi siamo belli e freschi, e squinzi, così, termine a caso, e abbiamo fatto ricostruire la nostra camera che non ha dormito per, pensate, una settimana. Sei contento, Cam? Quanto è contento, Cam? Mamma mia, sus. Mai visto così contento. Gli abbiamo fatto ricostruire i nostri titoli incredibili. Ci riapproveremo dei nostri titoli incredibili. Quindi adesso ci sarà un taglio incredibile. E tra un po' mi rivedrete a me con la mia cintura incredibile. E sus, con la sua cintura incredibile. E poi parleremo dei due pay-per-view incredibili del wrestling, che sono stati Full Gear 2022 e Survival Series 2021. Uno della WWE e uno di AEW. E tra l'altro, insomma, noi volevamo far vedere tipo delle clippette, volevamo fare delle immagini, ma abbiamo paura che ci arrivi un copyright grosso quanto sus, e quindi eviteremo. Quindi vi diremo solamente i risultati, che ormai saprete perché è passato 10 giorni, questo video lo volevamo fare prima, però che cazzo devi fare? Il cameraman è stato male, mannaggia il cameraman che è stato male, quindi niente, lo faremo adesso. Ve lo vedete, se non ve lo vedete, e non ve lo vedete, che video dobbiamo fare? Quindi niente, adesso vi faremo vedere il nostro titolo incredibile. Io vi presento The First Ever Godo Champion di questo, del Godo verso questo, verso sua maestà scheletro, venga sua maestà. Non so se capite bene, non mi posso muovere perché mi cade questa cintura. Comunque questa è praticamente una ricostruzione incredibile della mia cintura che avevo nel Godo verso. E quindi sì, io sono esattamente il Godo Champion. Guardate che meravigliosa la mia cintura. È una ricostruzione fatta dal nostro cameraman, diciamo che insomma, però gli somiglia particolarmente, devo dire. Quindi bravo cameraman, sei stato bravo. E adesso voglio introdurre. Guarda quanto sono carini, se le teniamo lì durante le cose del interessante, bravo me stesso. E adesso io vi presento incredibile sus, vi presento incredibile, preparatevi perché adesso vi presenterò il titolo di sus incredibile. Io vi presento the first ever lewd champion sus, vai. Eccomi qua, io sono the first ever lewd champion, il vostro caro sus, e state tranquilli, è tutto censurato. È vero, perché sus era il campione del lewd nel Godwards, infatti abbiamo dovuto censurare parecchie cose, abbiamo dovuto mettere cose incredibili in questa ricostruzione, e la macchina non sta mettendo mai a fuoco nella vita, e quindi abbiamo dovuto censurare parecchio, però dai, si capisce, lewd champion, qui abbiamo un bel costume. Abbiamo dovuto censurare parecchio, abbiamo dovuto mettere due cosini qui, però abbiamo coperto le cose incredibili, quindi sus, è lewd champion, incredibile. E quindi sì, siamo noi campioni del Godwars, e con tutti questi titoli incredibili ci possiamo permettere di parlare del wrestling, ok? Avete capito? Perfetto, passiamo ai risultati incredibili, wow! Ed eccoci qua. Allora, parliamo un attimo della AEW Year 2022, un pay-per-view della AEW molto importante, perché doveva settare e risolvere la media di problemi che avevano avuto a livello anche di backstage, e tutto quello che era successo con CM Punk, e le Elite, non mi viene la parola, e Omega, vero sus, e Alpha, vabbè, bravo sus. E quindi era successo un casino, e poi era successo altre cose, diciamo che nel backstage incredibile della AEW non è un buon periodo, quindi questo pay-per-view serviva per mettere appunto i puntini su lì, per far vedere che siamo, ehi amici, siamo tornati come prima eravamo all'inizio. E quindi infatti ci sono un sacco di nuovi campioni, tra cui MJF, meno male, cazzo, MJF è il futuro, porca puzzola, e quindi è importante, però sus, fatelo regnare a vita come noi da Godo e Lud Champion. Ecco, bravo sus, salutiamo MJF. E poi anche a livello femminile, insomma, ne parleremo. Comunque, partiamo da, insomma, il pay-per-view è molto buono, forse anche meglio di Survivor Series. Sì, probabilmente è meglio di Survivor Series. Questo è tornato uno dei vecchi pay-per-view della AEW che ci avevano fatto impazzire nel 2019-2020, insomma, prima della pandemia del Covid, mannaggia. Comunque, passiamo ai risultati, io volo intanto. Eccoci qua. Allora, pre-show, ci sono stati 4 incontri nel pre-show che, vabbè, insomma, volevamo far vedere immagini e cose, però intanto è passato talmente tanto tempo che l'avrete visto i risultati qui, insomma, vi diciamo chi ha vinto e qualche commentino incredibile, insomma, apprezzate anche il nostro primo video del tema wrestling, e non metterà mai a fuoco. Pre-show incredibile, ed è un match incredibile tra il gruppo con AEW at All Atlantic Champion, niente po' di meno, che Orange Cassidy, mi stavo per strozzare, scusate. Somestà non si strozzi quando pensa a Cassidy. Scusate. Con i suoi amici best friend, Trent Barrett e Chuck Taylor, con Rocky Romero, incredibile Rocky Romero, ragazzi, il futuro, e Danhausen. E ti piace Danhausen, sus? È quello che è spooky, spooky. Esatto, spooky, spooky. E devo andare contro il gruppo dei The Factory con Kitty e Marshall, che io non ancora mi chiedo perché questa gente combatte, visto che, insomma,
sono dei jobber praticamente. Comunque il primo gruppo ovviamente ha vinto grazie all'intervento di Danhausen alla fine, e quindi il gruppo ha vinto, quindi il primo risultato a favore dei buoni, dei face, diciamo, ok? Poi, questa è una cosa incredibile, la buona René Paquette, sì, queste cose ce le siamo scritte prima, quindi insomma, lo so, insomma, ci siamo capiti, che insomma, la sapete chi è René Paquette? È la moglie del buon Dean Ambrose in WWE, che in IW si chiama John Moxley, vabbè, lo saprete sicuramente, comunque, e ha intervistato un nuovo acquisto da IW, che è niente di meno che Konosuke Takeshita, che voi direte, che cazzo è? No, vabbè, no, insomma, se seguite anche un pochino New Japan Pro Wrestling, avete visto che lui era... Anche, cioè, New Japan Pro Wrestling l'ho detto in maniera estesa per dire tutte le federazioni dentro, Noah, eccetera. Lui è tanta roba. È un bravo ragazzo, ecco. È giovane, è talentuoso e secondo noi potrebbe diventare campione in futuro. E quindi intervista per dire io sono qua, mi piace l'America, insomma, classiche frasi, insomma, finte così. Poi, incredibile, Brian Cage... viene sconfitto ovviamente da Ricky Starks. Ricky Starks, tantissima roba, questo ragazzo, anche lui è uno di quelle star che secondo me nel 2023 potrebbe, diciamo, vincere almeno il titolo TNT Champion. Cioè, basta Samoa Joe, cazzo, nel 2022 ancora Samoa Joe. E a Samoa, come ti chiami? Eri famoso Ring of Honor, tanti, basta, cioè fai passare i giovani. Ecco, infatti, bravo Sus. E quindi Ricky Starks, tanta roba, e poi ovviamente il match finale del pre-show, ovviamente, insomma, Eddie Kingston, the Mad King, pensa quanto si incazzerebbe il King se sapesse che il nickname di questo è Mad King. Secondo me si incazzerebbe tantissimo il King, mannaggia, ovviamente il King del God, insomma, siamo qui. E lui sconfigge la leggenda incredibile di Jun Akiyama con il suo incredibile colpo, incredibile, e ha vinto lui, quindi incredibile. Quindi qua finisce il pre-show e ora andiamo allo show vero. Ovviamente poi, insomma, ve lo ricordiamo, questo non è un'analisi di ogni frame, lo potremmo fare, però insomma, nei primi episodi di questi chiacchiere in padella, questo format vogliamo che sia una chiacchierata, quindi se non andiamo nello specifico a dirvi ogni mossa che fanno, lo potremmo fare, verrebbe un video di mezz'ora ogni video, però insomma, lo possiamo fare, però ripeto, non è l'idea di questo format. Questo format vorremmo che fosse una chiacchierata su vari temi che ci interessano, che portavamo nel Godoverse, che insomma, dalle serie, anime, queste cose qui, quindi insomma, se ci vedete che magari non andiamo nello specifico dei vari argomenti, per questo motivo, però poi state tranquilli che se alcuni argomenti ci interessano, faremo un video apposta su quello, come abbiamo fatto per Retta, ad esempio. E lo faremo su tante altre serie e magari, che ne sapete, pay per view in futuro, che ci piacciono, tipo WrestleMania, magari faremo un video solo su WrestleMania, andando più nello specifico, cose incredibili. Quindi dateci tempo, abbiamo appena iniziato in una settimana e dateci tempo, vero Sus? E infatti datevene una calmata, ecco, bravo Sus. Partiamo con lo show incredibile, vero? Jungle Boy contro Luchasaurus. Questo incontro, mamma mia, mamma mia, vero Sus? Tantissima roba. Questo incontro è molto molto bello, lo spot di lui che salta dalla gabbia. E ci tra l'altro, piccola, insomma, per quelli proprio che di vecchia data dicevamo, questo incontro ha moltissime citazioni al famosissimo match Hell in a Cell tra Undertaker e Shawn Michaels. Infatti c'è addirittura uno spot che fa Luchasaurus quando prende Jungle Boy, lo lancia incredibile contro la gabbia e ricorda proprio lo spot identico che ha fatto Shawn Michaels. Quindi salutiamo Undertaker e Shawn Michaels, incredibile. E ovviamente Luchasaurus ha vinto. Le abbiamo detti i risultati di prima che ha vinto? Sì, Ricky Starks ha vinto, no, lo ridiciamo nel dubbio perché non vorrei che ce lo siamo dimenticati. Ricky Starks ovviamente ha battuto Brian Cage e Eddie Kingston ha battuto Jun Akiyama, l'abbiamo detto prima. Sì, l'abbiamo detto. Ci lo confermi, Cameron? Vabbè, l'abbiamo ripetuto, per rafforzare i concetti. Però Sus, sì, è importante. Ecco, bravo Sus. E quindi diciamo, Jungle Boy, tra l'altro ha fatto tappare, con la sua specie di STF in versione Jungle Boy, il buon Luchasaurus. E quindi interessante. Speriamo che pure Jungle Boy, tra diciamo, i ragazzi... giovani e futuri che potrebbero diventare campioni. Tra l'altro un match tra lui e Ricky Starks, mamma mia, mamma mia. E ballo perché sono eccitato, vero Sus? Tanti ragazzi, combattete e fateci contenti, ecco. E poi andiamo a uno degli incontri più divertenti della serata, per quanto ci riguarda, che è il primo di sette, però questa cosa poi lo capirete solamente quando a fine il risultato, tra il Death Triangle, cioè Ray Phoenix, incredibile, Penta, mio padre Penta, vero Sus? Penta, tanta roba Penta. Bravo Penta. E Pac, che io vi ricordo che stava prima in WWE ed era Porello, insomma. Come si chiama in WWE? Non me lo ricordo. Lo mettiamo qui, non ci ricordiamo il nome di lui in WWE, mannaggia. Non ce lo ricordiamo. Però c'aveva la gimmick del topo. Ve lo ricordate che gli volevano far fare la gimmick del, perché c'aveva le orecchie lunghe, del supereroe topo? Vabbè, forse non ve la ricordate. Però insomma, lo mettiamo in editing qui, non ce lo ricordiamo. Pac, comunque. Contro l'Elite. Io è tornata l'Elite dopo tutto lo scandalo di CM Punk. CM Punk, off dai coglioni tu, mi ha detto uomo di Chicago. Vero Sus? Che viene da una città che puzza sempre. Perché Sus? È perché ci cagano tutti.
questa forse è un po', questa magari è una freddura un po' così, però la tagliamo forse questa, va bene, so. Comunque incredibile questo, e hanno vinto, incredibile, il Death Triangle ha vinto, e tra l'altro quando stiamo registrando questo video, il secondo incontro l'hanno vinto sempre il Death Triangle, e il terzo l'Elite, quindi dovrebbero stare 2-1, cameraman confermaci questa cosa dopo in editing, e perché a fine risultato è stato annunciato che dovranno farne 7 di questi incontri incredibili. E ognuno sarà epico. E tra l'altro nel secondo hanno preso pure il giro CM Punk con la GTS e il mozzico, insomma, cose incredibili. E altra piccola cosa per chiudere il discorso, CM Punk è incredibile come in un anno si è passati da viva CM Punk che torna a combattere a off the coglioni CM Punk. Incredibile. Poi, TBS Champion. Dicevamo, non so se mettete a fuoco, si leggete. In giallo sono ovviamente i vincitori, però insomma, ve lo ricordiamo. TBS Champion, incredibile. Jade Cargill, che Cargill contro niente, popò di meno che The Native Beast Nyla Rose. Ma, mamma mia, sua maestà quando parte con questo inglese incredibile è inarrivabile, lo so, altro che Excalibur, succhia. È uno dei match peggiori della serata, parliamoci chiaro. Jade Cargill è incredibile, sembra la Bianca Belair della AEW. Quando le aprite ste porte Forbidden Door per farmi un incontro tra queste due bellissime fiche, lo devo dire, A sua maestà piacciono le ragazze muscolose oltre che alle milfone. Beh, Sus, anche a te piace Jill Cargill. Mamma mia, mi strofinerei su quegli addominali. Sus, basta, fermati, non possiamo andare oltre. Comunque, Jill Cargill, tanta roba, Nyla Rose. Anche basta, direi. Dai, su, è stato un feud di merda, parliamoci chiaro, terrificante. Quindi, meno male che ha vinto Jill Cargill. Non ho idea di che cosa possa feudare adesso, perché è tornata Rio, però non lo so, vedremo in futuro. Poi, Dr. Britt Baker contro Saraya. Ecco, questo è uno di quegli incontri che ci ha fatto tenere un'ansia così, perché qualsiasi spot che la buona Paige, non sapete che si chiama Paige in WWE, poi Porella è stata infortunata da Sasha con un colpo praticamente qui dietro, e poi non ha più lottato un po', e poi è tornata a lottare un po' tipo Daniel Bryan. Questo è proprio il riassunto molto molto breve. Quindi noi eravamo non preoccupati di più che ogni spot che questa povera donna prendeva, noi stavamo così, però sus, è così infatti, che insomma potesse rimanerci lì, quindi è stato terribile da vedere, però sono contento che insomma Saraya ha vinto, anche se insomma non so che lotterà tanto, insomma forse qualche incontro all'anno, insomma super part timer, ecco. Poi TNT Champion, ecco, pure questo è un incontro che ci ha abbastanza deluso, troppi incontri però. Full Gear, hai messo troppi incontri. La AEW ha questo brutto vizio di mettere 500.000 incontri in uno show di poche ore. E invece la WWE ne fa il contrario, però vabbè, quello è un altro discorso. E comunque Samoa Joe ha vinto. Cazzo, vero Sus? Cioè, Warlo, come ti chiami, ci piaci, però hai perso, mannaggia. Ecco, bravo, questa è la recensione dell'incontro. Ci piaci, ma hai perso. E tra l'altro Powerhouse Hobbs, tantissimo, donna, c'ha un fisico, quello cazzo, pare Hulk, madonna mia, vero Sus, mamma mia, quello se li mangia i pesi, è gigantesco. E Samoa Joe ha vinto in maniera super citi, però succise, però insomma, speriamo che Warlord distrugga Samoa Joe, ecco. Poi, ecco, questo è l'incontro che ci ha fatto ridere a morire, Sting e Darby Allin contro Jay Lethal e The Slapnuts, Jeff fucking Jarrett, bro, vero Sus, è l'uomo che dà le chitarre in testa, esatto. Nel 2022 Jeff Jarrett e Sting. Beh, Sting è un... cioè, io mi ricordo che Sting, quando è stato in WWE, ha avuto una delle run più tristi della vita. Ha fatto 3 incontri. No, neanche, scusate, 2 incontri, ci dice il nostro cameraman. 2 contro Triple H e ha perso. E contro Seth Rollins, di cui si è quasi giocato la carriera. Quindi, insomma, una merda. Poi è andato in AEW e cazzo, questo c'ha 60 anni. Tra un po' e continua. Lo mettiamo in editing quanti anni c'ha Sting. E questo continua a combattere. Tra l'altro, Jeff Jarrett, complimenti per il fisico, signor Jeff Jarrett. Complimenti. Cioè, ha fatto un incontro con Ric Flair. Di una tristezza. Rick, vai a casa, c'hai Charlotte da curare, vero Sus? Rick, fattene una dormita. Cioè, quell'incontro è stato terrificante. Comunque, e quindi già vedere Jeff Jarrett che combatte, e tra l'altro con un fisico incredibile, dato Jay Lethal pure, cioè, mio padre Jay Lethal. Salutiamo Jay Lethal, lei Jeff Jarrett. E quindi incredibile, hanno vinto ovviamente Sting e Darby Allin, un incontro molto simpatico. C'era tanto, c'è quell'indianone gigante, dovrebbe essere indiano, quel gigante incredibile che è praticamente fichissimo da vedere, e gli hanno fatto una mossa incredibile in due, molto molto interessante, molto molto divertente. E niente, andiamo avanti. Ah, Sting, ok, perfetto, ci siamo. Vero Sus, mamma mia, prontissimi. Allora, e poi, ecco, questo è un incontro che abbiamo nel cuore, perché noi adoriamo Jamie Hayter. Non è soltanto una battuta perché ha un gigantesco talento, vero Sus? No, assolutamente, non è anche perché oltre ad essere una bella ragazza, è talentuosa, ci ricorda Hangman Adam Page al femminile, infatti c'ha la clothesline come finisce, ma soprattutto è una gran bella fica. Vabbè, lo possiamo dire, vabbè, non ci ricordo, ci censurano, se lo diciamo, ci piace tanto. Jamie Hayter, mamma mia, pure Dr. Britt Baker, madonna mia.
vabbè, insomma, ci fermiamo qui, andiamo avanti. E comunque finalmente campionessa, finalmente ha battuto Tony Storm, che dato, salutiamo Tony Storm, incredibile, che non so se avete notato il cambiamento di fisico che ha avuto Tony Storm da quando è passata da WWE alla AEW, mica è diventata un'acciuga muscolosa, in senso buono ovviamente. Beh, sì, è vero, un gran bel fisico. Si è tagliato i capelli, insomma, Tony Storm ci piace, GG. Ottimo incontro, vabbè, non andiamo nel dettaglio di ogni video, perché, ripeto, per ogni incontro, perché verrebbe un video di un'ora, in futuro lo potremo fare quando saremo super famosi, incredibili, però insomma per adesso dobbiamo andare molto più piccolini, più brevi, sintetici. Incontro molto figo, parte finale molto figa, una mela di kick out, Dr. Big Baker ovviamente arriva a dare una mano, dato con un incredibile corp stomp che vi saluta Rollins, incredibile, per terra, incredibile, e poi la mossa incredibile, il kick out, non mi viene da parlare, il kick out alla fine. Molto bello, sono contento, il pubblico è impazzito. Jamie Hayter, per favore, campionessa a vita, bro, sus. Vabbè, dai, almeno per qualche un anno non gli rompete i coglioni. Esatto, bravo, sus. Tra l'altro qui c'è una chicca, perché noi qui avevamo messo, non si metterà mai a fuoco, Interim Women Champion, perché all'epoca anche Thunder Rosa era ancora la campionessa e quindi c'era il titolo Interim. Però poi hanno detto, insomma, la puntata dopo di AEW, che finalmente l'Interim se ne può andare finalmente off e lei è ufficialmente campionessa finita, perché Thunder Rosa ha, diciamo, dei gravi problemi nel backstage, vero sus? E non può vedere nessuno. E infatti, tipo CM Punk, quindi niente. Poi, Tag Team Champion, incredibile, The Acclaim. Ecco, qui volevamo mettere la sigla degli Acclaim, però abbiamo paura che ci arrivi il copyright e quindi non la possiamo fare. Però, cioè, li adoriamo, gli Acclaim, vero sus? Ma è, praticamente, rappano come noi, praticamente. Sì, infatti, noi siamo dei grandissimi rapper. Nel Godoverse rappavamo. E hanno sconfitto in maniera molto... un incontro... cioè, ripeto, non è come un incontro tra Young Bucks, FTR, eccetera, eccetera. Però, lo spot sul tavolo simpatico, Kate Lee, insomma, è fantastico. Lo vorremmo magari in singolo, però non più in tag, perché Kate Lee, secondo me, rende molto più in singolo. E tra l'altro lui contro Warlow sarebbe un match incredibile per il TNT Champion, incredibile. E ha uno sconfitto incredibile! E, tra l'altro, se vedete che io non leggo, perché, insomma, vi parlo, ma so le cose, perché abbiamo uno specchio incredibile lì, e quindi io leggo da lì, però ogni tanto mi giro per leggere pure così, quindi state tranquilli. Non è che leggo il muro vuoto, state tranquilli, vero sus? E c'è uno specchio incredibile, ecco, bravo. E il cameraman regge la telecamera, bravo. E quindi hanno vinto incredibile. Tra l'altro speriamo che Swerve finalmente se ne va in singolo pure lui, perché questo team è stato simpatico, però The Acclaim, insomma, vogliamo gli Acclaim contro FTR, mio Dio, vero sus, mamma mia. E poi il main event, mamma mia, finalmente ve lo possiamo riassumere con The MGF Era Begins Tonight in All Elite Wrestling. Mamma mia, grazie Excalibur, salutiamo Excalibur. E quindi siamo contenti che finalmente MJF sia campione. Tra l'altro non vedremo mai CM Punk contro MJF 3, perché CM Punk ormai penso sia fuori da AEW. E meno male che hanno fatto il dog match, insomma, l'avete visto, quello tutto sanguinante, incredibile, a inizio anno, che è stato un bel incontro. Il secondo, dovevano fare il terzo, ma non lo faranno mai. E quindi niente, MJF campione, match, vabbè, John Mox è incredibile, ragazzi, non cercate dove. Match bello, il pile driver sul tavolo, molti kicks out, anche che soprattutto il finale con William Regal, me coglioni, perché William Regal praticamente ha visto in MJF un piccolo sì, si può dire sta cosa, vero sus? Eh beh sì, dai, hanno vinto corti la pugni e quell'altro usa l'anello, quindi sono simili. Ecco, tra l'altro quando stiamo registrando questo video, William Regal è ufficialmente out dalla All Elite Wrestling per tornare in WWE, incredibile. E niente, spero vi siano piaciute queste cose. Adesso passiamo a Survivor Series, incredibile. Come vedete, la schedule di Survivor Series è molto molto più sintetica rispetto a Full Gear. Allora, Survivor Series, sinceramente, siamo nell'era di Triple H. Lo sapete, lo sappiamo noi, lo sapete voi. Vince Candy McMahon ormai sta a casa ed è meglio che ci rimane. Ci siamo capiti, vero sus? Però pure Triple H non deve far cazzate, eh. Vabbè, sì, insomma, non tutti, diciamo, sono felicissimi di Triple H. Però, insomma, il pay-per-view, da quando c'è lui, insomma, sono di qualità tutti quanti. Comunque, che cosa deve avere di particolare questo Survivor Series? Che tornava War Games, incredibile, che è stato un format che è sempre stato in NXT. Ci siamo capiti? E quindi NXT, dato che NXT era incredibile, adesso de meno, però all'epoca, format che stava sempre in NXT, che NXT rendeva tutto più bello, l'hanno portato in the main roster, incredibile. E quindi questo dovrebbe essere, tra l'altro, il secondo... No, cazzata, è stato il primo anno in assoluto che c'è, diciamo, nel main roster... War Games, mi stavo confondendo con un'altra cosa, scusatemi, è l'emozione, vero sus? Sua maestà si emoziona sempre, invece sus è più fermo, vedete come è fermo, mannaggia. Tra l'altro, niente, direi di parlare con... Primo incontro incredibile, War Games femminile, tra l'altro durano i War Games maschile e femminile, cioè, dici, se abbiamo detto una cosa, circa 40 minuti l'uno, quindi insomma, rendetevi conto, cioè, insomma, è un tempo incredibile, però ripeto,
sono stati buoni quelli del Merano, però insomma, meglio quelli di NXT. C'era molta più energia, passione, un po' più spot violenti. Poiché il main roster tende un pochino ad appiattire le cose che in NXT erano buone. Comunque, incredibile! Il team incredibile, noi stiamo leggendo da lì, state tranquilli. Il incontro incredibile tra Bianca, incredibile, che è la campionessa di Raw, con Asuka, e il The Man Becky, vero sus, mamma mia, Becky Lynch, incredibile, Mia Yim e Alexa Bliss, che ti prego, torna a avere la gimmick della Goddess, che eri troppo incredibile, vero sus, mamma mia, cioè gli rompevi il culo a questi qua, oh, ti prego, torna come eri prima. Cioè questa gimmick un pochino spooky, un pochino insomma, rotti le balle, si può dire? Lo possiamo dire. E questo team incredibile ha vinto il team con Damage Control, dove c'è Bayley e c'è Dakota Kai e c'è Io Sky, che vabbè hanno nomi diversi, poi non li chiamiamo come erano in NXT, con Nikki Cross che è tornata. Ciao, insomma non è che ci mancavi tanto, però vabbè insomma porella dai, su, siamo compassionevoli. E mia madre no scusa, vabbè sì, povera Nikki Cross insomma. E Rhea Ripley che è praticamente la waifu, però mamma mia, Rhea è la vita, mamma mia Rhea, mamma mia. Cioè, Rhea bisognerebbe averla qui ogni puntata e che ci guarda male, mamma mia. E hanno perso contro il team di Bianca. Per carità, incontro simpatico, ci sono stati un sacco di botch che volevamo far vedere, ma non li posso, poi oppure che ci censurano. E buono, ma diciamo, in NXT erano meglio gli War Games femminili. Molto meglio. Soprattutto un po' di botch, cioè, mai come in match con Ronda, però ne parleremo tra poco. E per il resto, insomma, ripeto, 40 minuti, insomma, non sono stati pallosi. Abbiamo preferito quello maschile, più che altro perché c'erano The Bloodline, che insomma è un, diciamo, è un feud che ci interessa di più di questo qui. Comunque avreste meno a dire che ci sarà Bianca contro Rhea, noi siamo contenti, quindi speriamo che Rhea vinca la Royal Rumble. Speriamo, vero sus? Mamma mia, Rhea, best girl. Esatto, best girl, waifu della vita. Incredibile. Poi incontro numero 2 incredibile, Finn Balor contro AJ Styles. Io vi ricordo, uno c'ha 45, uno 41 anni, vi ricordo questa cosa, e si muovono come dei ragazzini, incredibile. AJ Styles ha vinto con il Phenomenal, stavo per colpire sus. Insomma, stassi attento. Infatti c'è ragione. E beh, buon match, tipo 20 minuti, durato un quarto d'ora circa, buon incontro, dai, non possiamo lamentarci. E poi il match peggiore, ovviamente, è stato Ronda Rousey contro Shotzi, povera Shotzi. Perché ce l'hanno con Shotzi? Non lo so, c'ha pure il caro armatino carino. E Ronda che, diciamo, basta, Rousey, basta, basta. Tanto era su Twitter l'hashtag per cancellarla proprio, quindi insomma, vi fa capire quanto la gente, cioè il botch di DT, insomma, ci siamo. Insomma, non, Ronda, torna a fare meme, torna a fare la mamma, basta, vero sus. Basta. E l'ultimo match incredibile, triple threat match incredibile tra Seth Rollins, Bobby Lashley e Austin Theory, che ha perso il Money in the Bank come un fagiano e gli hanno fatto rivincere il titolo qui, quindi peccato per il Money in the Bank, che è da una miriade di anni che viene trattato come una valigetta del cazzo, si può dire, è inutile ormai, magnaggia a voi. E niente, anche qui match sinceramente meglio di quanto un sacco di spot. Bobby Lashley ormai è, distrugge tutto, è un toro ragazzi, ha fatto delle mosse incredibili, lo so, parliamo un po' a caso perché ripeto, volevamo entrare nello specifico ma i tempi tecnici non possiamo fare. Comunque Bobby tanta roba, Rollins è incredibile, cioè mi stupisco che non stia insomma facendo un incontro con Roman Reigns, però lo capiamo perché ha Bloodline adesso, il futuro è con Sami Zayn, che io e bla bla bla, lo sappiamo insomma. E poi l'incontro finale incredibile dove la Bloodline ha vinto inaspettatamente, speravamo che vincesse Sheamus, perché Sheamus ha avuto un incontro incredibile con Gunther, con Gunther Per il titolo IC Champion, e noi speravamo che Sheamus potesse avere un incontro contro Roman Reigns perdendo, ma almeno aveva un buon incontro, vero sus? Sì, la parte finale è molto figa con il tradimento di Keio, dove Sammy insomma vende la sua anima al diavolo, esatto, quindi incontro molto sus. Anche qui c'è il Bloodline, ragazzi, è incredibile la Bloodline, se vi piace seguire questo feud incredibile ormai è il futuro la Bloodline, vero sus, mamma mia. E niente, e hanno vinto loro, ovviamente, quindi probabilmente a WrestleMania avremo The Rock, incredibile, che doveva affrontare me, maledetto The Rock, che non mi affronta, e invece affronterà Roman Reigns, per il titolo incredibile. E niente, questi sono i risultati. Spero vi siano piaciuti, anche, ripeto, sono cose che saprete già, perché sono cose di 2 settimane fa, però, per problemi tecnici, perché il nostro cameraman è stato male, non abbiamo potuto registrare prima, mannaggia il cameraman. E niente, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, incredibile, prossima puntata sarà, non ve lo diciamo, perché non lo sappiamo, dobbiamo pensare a un po' di idee. Vero sus, mamma mia. Intanto, però questa settimana in cui vedrete questo video avrete avuto questo video qui e quello dei Game Award. Insomma, 2 video a settimana dovrebbe andare bene. La prossima settimana vedrete altri 2 video e quindi 2 video a settimana secondo noi vanno bene. Quindi noi vi salutiamo, il vostro scheletro vi saluta, il camera mi saluta, sus saluta. Ciao a tutti. Bravi ragazzi. Ecco, bravo sus che saluta.
E niente, noi salutiamo, incredibile. Non abbiamo messo i costumi perché abbiamo fatto vedere le nostre cinture incredibili. E niente, ci salutiamo, incredibile. E ci salutiamo. L'ho ridetto un'altra volta, non so come finire il video. Wow!